Ciao! Allora, oggi video Get Ready With Me, chiacchiericcio, ma proprio chiacchiere varie, perché ho deciso di dar libero sfogo alla mia mente e parlarvi del periodo in generale. Trucco un pochino più carico del solito, ci tenevo a far vedere questa tipologia di look, quasi uno smoky ma un pochino più caldo, ecco, con i toni del momento, utilizzando la palette di Nabla perché è diventata il mio must have del periodo. Niente, vi lascio al video e vi faccio vedere appunto tutti i passaggi e le mie chiacchiere varie. Per prima cosa vado a mettere il correttore. Sapete, io ho il cruccio delle occhiaie, la paura di non riuscire mai a camuffarle, e in questo periodo sono proprio, cioè, al massimo del loro splendore, in auge proprio, e ho deciso di acquistare il Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer nella colorazione numero 020 di Catrice. Questo appunto è un correttore con una buona coprenza che in realtà mi sta stupendo per il prezzo che ha, e io lo vado ad applicare direttamente con la spugnetta proprio nella zona delle occhiaie. E poi vado a stenderlo un pochino meglio e a, diciamo, sfumarlo con la spugnetta. In questo modo io lo applico così perché non mi piace l'effetto del pennello direttamente, anche se questa va per levare molto prodotto, però facendo più passate io riesco comunque a coprire la zona delle occhiaie e uniformare anche la palpebra, perché come sapete ho una palpebra comunque molto scura, senza dare troppa pesantezza in questa zona, che comunque è un pochino segnata da rughette, è secca, e di solito se vado a mettere un prodotto che un po' troppo coprente, troppo corposo, o lo vado a stendere in un modo non appropriato, mi si infila nelle pieghette e mi evidenzia ancora di più la zona. Io direi che come prima base ci siamo, nel senso che ho un pochino annullato la zona delle occhiaie, e così si può, cioè, a volte io esco anche solo così, perché a volte non ho proprio voglia di mettere il fondotinta, e così appunto secondo me si può fare, ovviamente con un po' di blush, un po' di terra, eccetera eccetera. E niente, adesso vado invece a mettere il fondotinta, che è sempre della stessa linea di Catrice, perché mi ha incuriosito, a dire il vero. È l'HD Liquid Coverage Foundation nella colorazione 030, ed è questo fondotinta appunto, loro dicono molto, cioè da una coprenza da media a alta, con la pompetta dosatrice. Io vado ad applicarlo direttamente, proprio prima lo si deve agitare bene, e poi lo vado a mettere con una, diciamo, pushata, lo metto su tutto il viso e lo vado a stendere sempre con la spugnetta. Nelle zone in cui avrò bisogno di maggiore coprenza, vado ad applicarlo con un pennello di questo tipo, che è l'Expert Face Brush di Real Technique, che comunque mi dà una maggiore coprenza ma senza lasciare strisciate. Cosa dire di questo periodo? È un periodo un po' incasinato per me. Sto facendo un po' di turni a lavoro che non mi permettono di avere una granché di vita sociale, e questa cosa ovviamente non è che mi faccia proprio così tanto piacere. Però ho avuto un po' di giornate piene, e anche infatti proprio sui social in generale, sia su Instagram che qua su YouTube, effettivamente sto un po' latitando. Ma è una cosa cioè, di un periodo che è un pochino più ampio, ma veramente faccio fatica. Poi, dato che in questa casa non ho le luci, cioè ho solo la luce diurna da poter sfruttare, la sera io, anche se sono a casa, non posso fare video, o meglio, potrei anche farli, ma avrebbero una qualità che non mi piace, e quindi non lo so, non mi va di fare video al buio. Poi vabbè, se vi fa un piacere lo stesso, anche se in realtà non ci sono le condizioni di luce che piacciono a me, anche se la qualità non è perfetta, fatemelo sapere. Io comunque, diciamo, la sera spesso ho tempo per farli, e comunque mi farebbe piacere farli, però non li ho mai fatti per paura di fare dei video che poi alla fine, insomma, non sono granché come qualità. Sicuramente video di make-up così, no, get ready, difficilmente riesco a farli, però video chiacchierici, video dove vi mostro i prodotti, così,
quello assolutamente sì. Sono in fase ovviamente acquisti per i regali di Natale, cioè c'è la mia carta di credito che ride praticamente, perché sto facendo un sacco di acquisti online e sono in quella fase in cui oddio cosa prendo a amiche, colleghe eccetera eccetera, è sempre un casino per me. Arrivo sempre con delle idee che poi magari qualcun altro mi ha fregato, piuttosto che le persone che magari mi hanno sempre detto ah, mi piacerebbe prendere qualcosa, la prendono appena prima di Natale, che io dico no, fatti furba, santo cielo, aspetta un attimo, lo sai che prima di Natale non si compra mai nulla, insomma non si sa mai che poi arrivi, ecco. E niente, quindi vabbè, a parte che adesso ho finito col viso, non vado ad applicare, a mettere fondotinta ancora, perché secondo me così va più che bene. Con la stessa spugnetta vado a mettere la cipria, ma solo nella zona perioculare, diciamo, nella zona delle occhiaie. E questa è la Brighten Up, la cipria, quella appunto che assomiglia alla banana bla bla di Benny, se non sbaglio. E forse anche NYX ha fatto una cipria di questo tipo. È una cipria giallognola che va a illuminare la zona del contorno occhi. E appunto, quindi sono in questa fase regali eccetera eccetera, e quindi sono un po' indaffarata. Poi sto aspettando un sacco di ordini, cioè tipo sto aspettando l'ordine di Ikea che ho fatto ormai tipo a fine novembre, ma tipo il 26, così non è ancora arrivato e non si sa neanche quando arriverà, cioè in teoria doveva arrivarmi il 7 dicembre, non lo so dov'è, cioè ormai siamo al 15, sparito, e poi praticamente deve arrivarmi l'iPhone, il mio regalo di Natale, e anche lì ci sono stati un po' di casini. Intanto vado a mettere la Hoola Quickie Contour Stick di Benefit, che è appunto questa, io la vado a utilizzare proprio come se fosse un mix fra un contouring e una terra, quindi la applico qua appena sopra sugli zigomi, diciamo, e poi vado un po' a sfumarla o con la spugnetta stessa o col pennello. E comunque stavo dicendo, mi deve arrivare appunto questo iPhone e ho avuto un po' di casini, nel senso che vabbè, allora io ho voluto preordinarlo, ma non l'ho preordinato sul sito, l'ho preordinato in un negozio che è un rivenditore tipo. E è un rivenditore ovviamente autorizzato, un rivenditore abbastanza grossino tra l'altro, non è né Medior né Unieur né cosa del genere, ma è un negozio che vende proprio Apple e basta, non è un Apple Store, ecco, quello no, però comunque ha tutti i prodotti Apple ed è comunque conosciuto nella mia zona per questo. Solo che non so per quale motivo non arrivava, allora io ho cercato di capire un pochino di più questo tipo qualche giorno fa e niente, praticamente ho capito che la quantità di prodotti ordinati era tantissima, c'era gente che aveva ordinato prima di me, non so come è possibile dato che comunque noi l'abbiamo ordinato il giorno stesso del preordine, comunque c'è gente che l'aveva preordinato prima di me e che comunque l'avrebbe ricevuto prima, quindi lui non sapeva dirmi quando, ed è una cosa che mi fa un po' incacchiare, perché comunque, cioè, secondo me un rivenditore come il sito Apple dice quando il prodotto arriva, e quando io l'avevo cercato online mi diceva 5-6 settimane, quindi ho detto vabbè, più o meno anch'io ci metterò lo stesso, in realtà appunto loro non sapevano darmi una risposta, non so per quale motivo, non riuscivano a dirmi quando sarebbe arrivato l'iPhone. Come blush intanto vado a mettere il California di Benefit e lo applico appunto con il Cheek Brush di Real Technique. Comunque allora mi stavo un po' arrabbiando, ci stavo un po' rimanendo male perché speravo nel regalo di Natale, diciamo, e quindi ho detto vabbè, provo a guardare sul sito. E quel giorno lì sul sito mi dava disponibilità dal 15 al 18 di dicembre, quindi dopo pochi giorni, diciamo. Anche mi sono detta, ma no, aspetta, ma com'è possibile? Ho risentito appunto il ragazzo del negozio che mi ha detto che spesso danno priorità ai negozi online, cioè allo shop online più che al negozio fisico, ma che comunque non è detto che arrivi nei tempi indicati e che bisogna leggere bene il regolamento, bla bla bla, eccetera eccetera. E gli ho chiesto se per caso potevo
fare annullare, diciamo, il mio preordine e ordinarlo poi sul sito. Se ci fossero stati dei problemi, mi fa: no, nessun tipo di problema. Allora ho detto: vabbè, proviamo. Ho ordinato quindi sul sito, cioè ho disdetto quel preordine, ho ordinato sul sito e ora siamo in attesa di questo telefono. Quindi spero in lunedì e spero che appunto non ci siano problemi nell'invio e eccetera, eccetera, eccetera. Spero in lunedì e adesso vedremo, insomma, se questo telefono sa da fare, questo regalo sa da fare o meno, perché lo sto fremendo da tantissimo, anche perché non so voi, ma io ho un iPhone 5S. E ormai praticamente giunge il termine, nel senso che ormai si inchioda appena, cioè aprite la fotocamera ci mette un tot di secondi che vi fa venire il nervoso. Più volte ho cercato di fare delle foto magari colte all'ultimo secondo e che non venivano perché ovviamente cioè ci mettevo troppo tempo per farle, perché ora che metti a fuoco, fai e disfi, boom. Andiamo con le sopracciglia, vado ad applicare Neptune, il Brow Pot di Nabla, e lo applico con il pennello Brow Brush, credo. Sempre di Real Technique. Adesso qua mi aiuto sempre con lo specchio, che avrete sicuramente notato, anzi prima abbiamo lì una spazzolatina. Comunque appunto siamo anche in attesa di questo ordine dell'iPhone e veramente, cioè, ho una voglia di avere tra le mani questo nuovo iPhone X che voi non avete idea. Lo so, è una spesa enorme. Mattia mi ha fatto questo regalo, è il suo regalo di Natale, perché sa quanto ci tengo, ma anche lui dice: tu sei matta, perché comunque costa veramente tanto. Però sapete quando ci tenete proprio a una cosa? Io per la tecnologia diciamo che sono un po' fissata. L'anno scorso ho ricevuto il Mac, che è stata una figata pazzesca, di cui sono al 100% soddisfatta, forse anche di più, perché per me è una figata pazzesca il Mac, cioè veramente comodissimo, oh mamma, facile, veramente fichissimo. E niente, vabbè, le sopracciglia le lascio così perché comunque secondo me hanno una parvenza di normale. Ora vado con il trucco occhi perché è quello un pochino più particolare, per modo di dire, un pochino diverso dal solito, quello che vi piace tanto nell'ultimo periodo. E vabbè, adesso, cioè, secondo me questo sarà un video con un flusso di coscienza mai visto, perché sto spaziando nei meandri nel mio cervellino e prendo cose a caso, quindi non so. Allora, vi ho detto periodo incasinato, vi ho detto poco tempo per i video purtroppo, vi ho detto che sto aspettando l'ordine dell'iPhone, o meglio il mio iPhone nuovo, ma speriamo il lunedì. E anche l'ordine IKEA, che appunto vi stavo dicendo, l'ordine IKEA che ho fatto veramente tanto tempo fa e che doveva arrivare il 7, invece nada de nada. Ma la cosa che mi fa arrabbiare appunto è che io ho fatto quell'ordine in funzione di un altro ordine che ho fatto. Intanto, sempre bando alle ciance, vado ad applicare della Nabla Dreamy Eyeshadow Palette, che sto adorando, Dogma, che è uno dei miei colori preferiti, e questo lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, proprio tutta. Quindi stavo dicendo, l'ho fatto in funzione di un altro ordine appunto che ho fatto sul sito Desegno, perché allora sono in attesa della libreria che mi metteranno dopo Natale, però vabbè, comunque è una libreria che voglio mettere all'ingresso, o meglio in sala, perché non ho un vero e proprio ingresso, in sala, ed è una libreria lunga 1,80 m appesa. Quindi, vabbè, bianco ovviamente. Ora, devo essere sincera, cioè non mi ricordo neanche più bene come è fatta, perché anche quella l'ho ordinata un po' di tempo fa, però vabbè, quella è una cosa secondaria, in realtà posso aspettare benissimo. Solo che, visto che volevamo fare tante cose in sala, volevamo fare tutta una parete dietro al divano piena di quadri, in realtà mettendo la libreria ho detto: non posso mettere anche lì una parete piena, perché comunque la parete, diciamo, della sala verrebbe completamente occupata da questa libreria.
se io faccio anche l'altra parete, quella dietro al divano, completamente piena, boh, mi sembra un pochino troppo, ecco, un po' di troppo pieno. E quindi ho detto, vabbè, prendo delle stampe da mettere appoggiate sulla maglia, che sicuramente avrete visto e che devo ancora farvi anche long tour, ma a questo punto aspetto che arrivi dice la libreria per farvela vedere bene tutta. Tanto vado a sfumare perché qui si sono create un po' di macchie, non so come mai. E niente, praticamente appunto sto aspettando quello e ho deciso appunto di fare un ordine su questo sito che si chiama Desegno, che mi ha consigliato un'amica perché lei vorrebbe acquistare tantissimo e una sua amica, un giro di amicizie, aveva acquistato e si era trovata molto bene perché aveva detto che sono delle bellissime stampe, ottima qualità, belle fantasie, diciamo, e quindi mi fa dai un'occhiata, io mi sono innamorata. Ho dato un'occhiata e il giorno del Black Friday, o meglio 2 giorni, se non sbaglio, del Black Friday, c'era il 25% di sconto, mi sembra, 25-35, cioè c'era veramente uno sconto non male, ecco. E allora mi sono decisa di fare l'ordine, anche perché le spese dopo una certa cifra erano gratuite. Il sito è nordico, ora non mi ricordo se è tipo danese piuttosto che svedese o cose del genere, non me lo ricordo, però lo stile appunto è nordico e ho detto, beh, proviamo a prenderle. Mi sono arrivate in tempi relativamente brevi, entro la settimana lavorativa, e mi sono innamorata perché sono bellissime. Una l'ho già messa perché avevo una cornice a casa, ma sto aspettando le cornici di Ikea per mettere le altre. Due le vado a mettere, appunto, una in orizzontale, cioè una in verticale, una in orizzontale, un 50x70, un 30x40 in sala e due 50x70 in camera, non dietro al letto perché, come sapete, io ho un letto in ferro battuto che non è dritto e quindi secondo me sopra lì non ci stanno bene le cornici, ma nella parete a fianco, che è bianca, pulita, due cornici secondo me sarebbero benissimo. Continuo con il trucco perché sennò qua diventa un video veramente lunghissimo. Vado a mettere Illusion, sempre di questa palette, e vado appunto a fare una specie di sfumatura verso l'alto. E poi, come altro colore, prendo Signorita, che è questo fucsia alla fine, un bel rosso fucsia, e vado a metterlo nella parte più esterna. E quindi appunto, stavo dicendo, queste stampe secondo me sono bellissime, fatte veramente molto bene su un bel cartoncino spesso, da mettere con delle cornici molto semplici. Appunto io ho preso quelle di Ikea perché secondo me hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, però siamo ancora in attesa. Io volevo fare queste cose nelle vacanze di Natale, spero di riuscire a farlo, cioè, meglio, vacanze di Natale per gli altri. Mattia continua a dirmi: ah, dai, faremo questo nelle vacanze, questo nelle vacanze, ma deve capire che io lavoro tutte le vacanze, cioè tranne Natale praticamente, cioè, quindi non è che potrò fare chissà che, ma facendo i turni sicuramente ho più tempo che lui, ecco, quello niente da dire. Vado poi a prendere Metal Cupid e lo vado ad applicare nella, diciamo, prima metà dell'occhio. Ho poi applicato Immaculate vicino al dotto lacrimale per dare un pochino di luce e ora vado a scurire sempre con lo stesso pennello un po' la palpebra inferiore. Sono andata un pochino a ridefinire il trucco, nel senso che Metal Cupid l'ho applicato proprio col dito perché almeno è diventato più pigmentato ed è un pochino più visibile. Anche Immaculate l'ho caricato un pochino vicino al dotto lacrimale e poi ho messo la mia amata Super Shock di Avon un pochino all'interno della rima, sia superiore che inferiore, sempre per dare un pochino più di profondità. Ora vado ad applicare il mascara, che è il Wonderfully Real di Rimmel, l'ultimo mascara di Rimmel. Che se non mi sbaglio vi ho già fatto vedere nei preferiti del mese di novembre. Allora, mi avvalgo sempre dello specchio perché sennò mi è un po' difficile.
E oltre a tutto ciò, credo di avervi detto praticamente tutto. Allora, a Natale saremo a casa dei miei, con anche la mamma di Mattia, e Capodanno invece sono in dubbio perché non so se la mia capa mi dà le ferie e quindi non ho la più pallida idea, nel senso che l'ultimo dell'anno sono a casa, ma non so cosa farò il primo. In teoria io avevo chiesto ferie per il primo di gennaio, più che altro è perché si ripropone lo stesso turno per 5 anni e quindi io non ho nessuna intenzione di fare per 5 anni il primo di gennaio lo stesso, sempre giornata, cioè dalle 7 alle 19, quindi avevo chiesto quest'anno ferie, ma in realtà nada, cioè non si sa fino all'ultimo se me le dà e quindi non posso ovviamente organizzare nulla di che, ovvio, ma non è che io volessi fare chissà che, volevo soltanto fare una serata, una cena e poi non dover tornare a casa tipo a mezzanotte e mezza, appena dopo il brindisi. Ciao ciao ragazzi, io me ne vado. Tutto lì. Questo mascara mi piace un sacco, cioè guardate che effetto che fa, un effetto proprio ciglia finte, mi piace tantissimo. Mi piace di più, dovete lasciare un pochino che si asciughi la formula perché appena preso è un po' più liquida e tende a fare più grumi in realtà. Invece si deve, cioè perché si appiccica di più, invece si deve un po' stabilizzare il tutto e l'effetto mi piace tantissimo. Vado un attimo a darmi una ripulita magari qua sotto, vado a mettere ancora un pochino di blush perché prima ho tolto un po' di fallout e si è tolto e poi ritorno. Come ultimo tocco per il viso, ovviamente ci vuole l'illuminante. Ho preso il Soft and Gentle, famosissimo e amatissimo Soft and Gentle, che però ormai ha perso un pochino tono, diciamo che ho notato che ci sono un sacco di altri illuminanti che hanno sorpassato il Soft and Gentle. A me piace molto perché comunque è dorato e secondo me sta bene sul mio incarnato. Una bella dose di illuminante, secondo me ci sta assolutamente. E ovviamente poi labbra. Come combo labbra, io sto adorando tantissimo il lip kit di Nabla, costituito da matita più rossetto liquido, questa volta opaco ma metallizzato, di Grace, nella colorazione Grace. Che secondo me è bellissima e sta bene a tutte. L'ho fatta provare anche una mia amica alla cena di Natale, perché fra tutto c'è stata anche ovviamente la cena di reparto dove ci siamo divertiti come dei matti e le ho fatto mettere appunto questa e le è piaciuta tanto perché effettivamente sta molto molto bene. Mi avvalgo dello specchio e vado a mettere per prima la matita. Cioè, guardate che figata, già solo con la matita mi fa impazzire, non ce la faccio, proprio mi piace un sacco. Ora vado a mettere ovviamente anche il rossetto liquido sopra, però ne servirà veramente poco perché comunque ha già una bella base di matita che io appunto ho messo su tutte le labbra, non solo sul contorno, e ora vado a mettere questo. E niente, quindi questo è il trucco finito, quello che sto appunto realizzando ultimamente, come avete visto, è una specie di smoky, ma un po' più caldo, meno, cioè non faccio né smoky neri né smoky grigi, non mi piacciono molto, al massimo appunto smoky sul marrone, oppure con questi toni un po' più rosati che vanno tantissimo quest'anno, o anche con il color biscotto, il color zucca che mi piacciono un sacco, sempre nella piega. E questo è un trucco carico anche abbastanza per le labbra perché comunque ho messo un colore che è tono su tono, sì, ma è bello carico. Qua ci sta bene anche il semplice lip gloss o un semplice rossetto proprio nude. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Scusate per il flusso di coscienza, ma veramente ho spaziato qua e là nelle cose che volevo dirvi. Non mi sono fatta nessuno specchietto, nessun copione. Ecco, ho pensato a tutto quello che mi è capitato nell'ultimo periodo. Io, cioè, stupidate, però così per raccontarvi qualcosa. Vi ricordo comunque che se volete seguirmi giornalmente, ho anche un account Instagram dove faccio spesso stories anche culinarie perché mi diletto a farvi vedere quello che cucino e so che vi piacciono molto, diciamo, le mie ricette, per modo di dire, farvi vedere quello che faccio poi la sera, più che in generale tutto il resto, perché non è che io abbia appunto una gran vita, nel senso
sono contentissima, ma non è che devo farvi vedere chissà che posti, ecco, cioè sono nel mio paesello, vado a lavorare, vado in giro, amici, cose varie, cioè cose tranquille ovviamente. Cos'altro dirvi? Spero di riuscire a registrare entro Natale ovviamente il video sui regali high tech per lui e per lei. Ho tutte le idee in testa, devo solo registrarlo effettivamente. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!